Un caro saluto a tutti gli amici del canale. Domenica 11 settembre 2022 ho assistito ad un seminario di Pier Giorgio Caria che si è tenuto presso la sala grande del Devero Hotel di Cavenago Brianza sul tema degli oggetti volanti non identificati. Pier Giorgio Caria è un ricercatore documentarista che da più di 30 anni si occupa di tematiche un pochino particolari, come ad esempio gli oggetti volanti non identificati, più altre varie tematiche, diciamo così, un pochino particolari. Come ad esempio il famoso discorso della terra cava, vi sono delle teorie secondo cui l'interno della terra non è pieno, ma bensì è cavo ed è abitato. Quindi ha sempre seguito tutta una serie di tematiche, diciamo così, un pochino particolari. È stato un documentarista. Ha collaborato con Roberto Giacobbo realizzando appunto molti documentari per Voyager. E devo dire che quello che ha raccontato in base appunto ai suoi 30 anni di ricerca nel settore degli oggetti volanti non identificati, devo dire che sono state cose veramente molto molto interessanti. Teniamo presente che poi l'ingresso era anche gratuito e infatti c'erano due sale convegni completamente esaurite, la prima dove parlava lui direttamente, poi ce n'è stata anche una seconda dove veniva praticamente proiettata la sua conferenza. Al termine si è fermato a salutare praticamente tutte le persone che uscivano dalla sala e volevano appunto salutarlo personalmente. Devo dire che questo tipo di evento a me è piaciuto molto un pochino per il tema che è un tema che mi ha sempre incuriosito, diciamo così, e quindi quando poi ho visto che c'era la possibilità appunto di vedere questa conferenza dal vivo, visto che io abito nella provincia di Monza Brianza, quindi me lo sono trovato vicino a casa, ho voluto non perdere l'occasione appunto per vederlo dal vivo. Tenete presente che generalmente tutti questi suoi eventi che sta tenendo, questi seminari che sta tenendo in giro per l'Italia, vengono ripresi e trasmessi in streaming appunto sul canale YouTube. Per cui se qualcuno poi magari fosse interessato a vedere qualcuno di questi eventi, può tranquillamente vederlo in streaming. Io ripeto, sono stato molto contento di questa tipologia di evento. Anche le persone che sono venute in mia compagnia sono rimaste altrettanto contente. Per cui, cosa dire, cari amici, se vi dovesse capitare un evento di questo ricercatore, un seminario, andatelo a vedere. Secondo me rimarrete contenti. Se poi magari volete prima un assaggio, potete tranquillamente collegarvi in streaming e osservare dal vostro computer di casa l'evento. Bene, cari amici, con questo è tutto. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.